Benvenute a tutti e a tutte questa sera qui. È una serata interamente dedicata al tema della nuova emigrazione, ma questa sera lo faremo, come già anticipato Alessandro, in un modo un po' più originale, attraverso infatti il divertimento, la risata e la comicità dei digurdì. Quando si parla di nuova emigrazione si parla soprattutto di giovani di età compresa più o meno tra i 20 e i 40 anni, altamente qualificati, che scelgono di andare via dalla Valle d'Aosta e di andare a vivere e lavorare all'estero. È all'estero che trovano infatti maggiori opportunità di crescita professionale in contesti internazionali più dinamici e cosmopoliti. Prima di lasciarvi allo spettacolo dei digurdì, devo assolutamente ringraziare per il sostegno e la presenza qui oggi il presidente della Fondation Émile Chanoux, Marco Geller. Prego Marco. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono davvero molto contento di essere qui questa sera perché... Intanto un grande ringraziamento a voi perché avete sfidato, come dire, la pandemia, il periodo storico. E insomma, vedere qui questa sera la sala piena, devo dire che è un bellissimo, come dire, regalo che ci fate. Un regalo che fate alla Fondazione, in modo particolare a Michela e Alessandro, perché insomma in questi giorni ci si è sentiti spesso, adesso non lo scondiamo, eravamo anche lì per, come dire, cercare anche, abbiamo anche ipotizzato di annullare questa serata perché insomma il rischio era veramente di avere, come dire, di fare un flop, visto che ultimamente organizzare le cose in presenza è sempre più complicato. Però Michela, che oltre a essere una persona estremamente competente e anche testarda nel senso buono, ha detto no, dobbiamo andare avanti. E devo dire che, insomma, Michela, questa sera il pubblico è qui per te. Quindi io, se permettete, colgo l'occasione anche per fare due ringraziamenti che sono di sostanza e non di forma. In primo luogo all'amministrazione regionale, quindi alla persona del presidente Eric Laveva e il consigliere Corrado Jordan, perché tutte le attività che la Fondazione riesce a fare e ha fatto in questi anni, sono grazie all'amministrazione regionale che, oltre a finanziarci, quindi insomma mette, come dire, in prima persona la pecunia, devo dire che dà carta bianca e libertà nell'agire e nell'operare. Questo lo dico senza, come dire, svioninate, non devo vendere pentole a nessuno, lo dico perché lo penso, se no non lo direi. E quindi un ringraziamento davvero di cuore e insomma l'augurio di continuare a fare così insieme e organizzare eventi come questa sera. E poi un altro ringraziamento a chi mi ha preceduto, in modo particolare a Patrick Perrier, che è il funzionario che si occupa della, come dire, che è l'anima della Fondazione, che è poi quello che effettivamente organizza e fa le cose, paga le fatture, le bollette, tutte le cose che vanno fatte in un'amministrazione. E poi un ringraziamento ad Alessandro Celi, per cui io questa sera, se posso, sei qui in veste storica, però prima di essere uno storico è stato per tanti anni il presidente della Fondazione e insomma adesso non mi vergogno a dire che negli ultimi 6 mesi tutto quello che ho celebrato, inaugurato, fatto è perché è stato lui ad organizzarlo. Quindi adesso, come dire, prendo il testimone e sono contento che sia rimasto all'interno della Fondazione come responsabile della parte, come dire, scientifica della Fondazione Chanoux. Insomma è un piacere lavorare con lui e col suo modo di fare ed agire, e insomma la speranza è che possiamo continuiamo ad andare avanti. Tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare Anna Fosson, che è un altro componente del comitato scientifico insieme a Michela Ceccarelli, ecco. Quindi insomma ho ringraziato tutti però sono ringraziamenti che ci tenevo a fare perché insomma è sempre, poi i presidenti di solito sono quelli che vengono a tagliare i nastri, però dietro c'è un lavoro nel nostro caso non stavo per dire centinaia, ma nel nostro caso no, ma di decine di persone sì, e spesso è un lavoro di volontariato, quindi insomma è tutto tempo che le persone tolgono alla propria famiglia e ai propri passioni. Sono contentissimo appunto di avere qui i digurdì, perché tra l'altro questa è una serata insomma che utilizziamo un po', come dire, una metafora calviniana, è leggera ma non superficiale, perché è in grado di affrontare delle tematiche estremamente complicate e complesse come l'immigrazione, però anche quei digurdì, insomma, qualcosa che stempera e che dà, come dire, un po' di gusto all'evento. Quindi ecco, buona visione, non so se si può dire, buono spettacolo, buona serata a tutti e qualcosa per ringraziarvi di nuovo e augurarvi buone feste.
Grazie Marco. Adesso chiamo sul palco il presidente della regione, Eric Laveva. Grazie Michela, buonasera a tutti. È un grande piacere per me oggi essere qui in questa serata, quindi ringrazio la Fondazione, ringrazio Michela, Alessandro, ringrazio i Ligurdì per la collaborazione. Ho avuto la fortuna di partecipare ai primi eventi che sono stati organizzati dalla Fondazione nell'ambito del progetto Memoria dell'Immigrazione e ho avuto modo di toccare con mano, di apprezzare questo lavoro che è stato fatto e soprattutto dell'importanza di questa rete che si è creata, che si è rinforzata tra i nuovi immigrati e anche gli anziani immigrati, nel senso che poi durante la rencontre di Semiré quest'estate c'è stato un connubio molto molto interessante di quella che è stata l'emigrazione ovviamente di inizio secolo passato, quindi di chi effettivamente andava all'estero, in particolare in Francia, a Parigi, come ramoneur piuttosto che come tassista, quindi a cercare proprio lavoro perché qua non c'era, rispetto ai nostri giovani che oggi vanno altamente qualificati, vanno a cercare lavoro dove possono fare il lavoro che vogliono fare, perché è inutile dire in Val d'Aosta non possiamo offrire tutte le specializzazioni che questi nuovi giovani, i ventenni di oggi, io faccio parte della generazione di quello che era la generazione Erasmus, insomma, di vent'anni fa, oggi i giovani che nascono, che sono nati, insomma, i millennials, sono nativi, diciamo, del mondo, quindi non hanno bisogno di vedere il mondo attraverso viaggi organizzati, attraverso l'Erasmus, ma nascono figli e diciamo cittadini del mondo, quindi hanno la necessità giustamente di poter vivere in maniera assolutamente libera questo tipo di rapporto anche con lo studio e con poi la ricerca e il mondo del lavoro. È stato veramente molto interessante, sono sicuro che stasera avremo la possibilità di apprezzare ulteriormente questo tipo di progetto. È importantissimo tenere queste radici, questo confronto anche tra chi appunto sta facendo questa esperienza all'estero, un po' come se fosse la Valle d'Aosta un albero, no? Ho usato questo esempio anche durante la rencontre des Emigrés, un albero che porta questi frutti meravigliosi oggi all'estero, dei frutti molto belli, molto maturi, con delle professionalità altissime, ma che hanno però delle radici profonde in Valle d'Aosta e la Valle d'Aosta deve continuare a dare linfa, ecco, a questi giovani e soprattutto a continuare a dare semi per il futuro, questa è la cosa più importante. Proprio per cercare di valorizzare questo, nella logica dei buoni rapporti tra le istituzioni, ho coinvolto il sindaco di Charvanceau per attivare i nostri servizi di intelligence. I nostri servizi di intelligence in Valle d'Aosta sono i Ligurdì, che sono i nostri servizi sociali, quindi i nostri servizi speciali, non sociali, i nostri servizi speciali. E quindi li abbiamo attivati e vedrete qual è stato il risultato della loro ricerca. Buona serata a tutti. Allora vi auguro una buona serata, buono spettacolo e a voi i Ligurdì. Ma chi è che chiama a quest'ora? Sarà qualcuno che si lamenta dei marciapiedi. Sì? Presidente Laveva. Come va? Sì. E come mai chiama me presidente? Una missione internazionale? E chiama il comune di Charvanceau? Ah. Ha pensato ai Ligurdì. Ha pensato ai Ligurdì perché bisogna recuperare 5 émigré sparsi nel mondo. Ah, va bene. Proprio perché sono internazionali i Ligurdì ormai, sì. Comandi, presidente, va bene, li sento subito. Ormai sono davvero internazionali e sono la forza del nostro comune. Li sento immediatamente, presidente. Sempre a disposizione. Grazie, arrivederci. Chiamiamo i Ligurdì per questa nuova missione. Allora, agente TIC, eccolo qua. Agente TIC, sono il sindaco.
C'è una missione per lei e per l'agente TOC. È lì con lei? Perfetto. Nel mio ufficio tra 3 minuti. Subito. Grazie. Bene. Ladies and gentlemen, welcome on board. Buongiorno. Vi pregherei di sedervi al lato finestrino, destra e sinistra. Bravi, prendete posto. Tra poco inizieremo le fasi di decollo. Mesdames et messieurs, inchi lelo capitaine de si vaulo Renzo Vaula Bass. Chi vo prezzo per vo de che le capitano? Non siamo al Prentan, bisogna parlare in italiano. Ah, già. Ma quando è già quel Prentan lì? Il 5 di marzo. Gentili avventori, si comunica che il 5 di marzo la qui presente compagnia teatrale sarà presente su questo palco per lo spettacolo del Prentan Teatrale. Vi aspettiamo numerosi. Non possiamo fare questo tipo di pubblicità occulta. Ma era mica occulta, eh? Ma... Cominciamo ora con le operazioni di decollo. Signore e signori, buonasera a tutti. A parlarvi è Renzo Volabasso, il capitano di questo uccello d'acciaio. Quelle che sto per elencarvi sono le procedure standard di sicurezza da rispettare affinché la traversata si possa svolgere nella più totale tranquillità. Vi prego dunque di prestare attenzione alle istruzioni che seguono. Per chi ha problemi di comprensione orale, e sono sicuro che ce n'è qualcuno tra voi, la nostra splendida hostess Constance Turbulence seguirà le mie parole a gesti. Cominciamo! Per prima cosa dovete allacciare strette le cinghie di sicurezza. In caso di emergenza siete pregati di raggiungere le uscite di emergenza che sono ubicate da qualche parte, su qualche lato dell'aereo. Molto importante è anche la procedura da attuare nell'eventualità di un ammaraggio. Se vi trovate a dover affrontare il mare aperto dopo che ci siamo atterrati sopra, dovrete iniziare a nuotare a stile libero. Ma se non siete capaci, non state con le mani incrociate, ma dopo aver messo le stesse nei capelli, palpatevi gli attributi e soprattutto le chiappe, perché è proprio questa la cosa di cui abbiamo bisogno in caso di ammaraggio, il fondo schiena. Certo semplo! Ora che siete adeguatamente formati in materia di sicurezza, possiamo cominciare con le operazioni di decollo. Wedding method. Roger, we fly 1, 2, 3, 4, can I have a little more? Fly ready to fly, Roger, Urbas Avaula. Starting decolling now. Say to Roger. How are you, me? Totamodo. How are you, lady? Saliamo mamma, Roger. Ciao. Ready to fly, okay, Roger. Fly in a minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il decollo è avvenuto con successo, ora spegneremo le luci, quindi buon viaggio, avventori. Eccoci. Signori e signori, buonasera, mi presento, quando riesco, sono Philippe Montover, e
È un piacere per me essere qui oggi, penso di essere la persona più giovane di tutta la stanza. Vi porto oggi un'esperienza un po' particolare, un'esperienza internazionale. La mia esperienza inizia 6 anni fa negli Stati Uniti d'America, dove ho concluso i miei studi. Sono stato mandato un po' inconsciamente, involontariamente, da 2 persone meravigliose che mi sostengono tutti i giorni, ovvero i miei genitori. E da lì è iniziata un po' quello che appunto è il mio percorso internazionale. Dopo gli Stati Uniti ho deciso di trasferirmi in Inghilterra, dove sono stato inserito all'interno del mondo economico, nel mondo dell'economia, in particolare nel mondo dell'economia gestionale applicata al mondo cinese, quindi lingua, cultura e società. Durante questo periodo di 4 anni ho avuto la possibilità di lavorare in diverse società, da realtà come Coca-Cola in Italia, ma anche realtà più piccole nel mondo cinese, per esempio. Queste esperienze mi hanno portato oggi negli Emirati Arabi, a Dubai, dove vivo e lavoro. Lavoro nel mondo della consulenza applicata al mondo finanziario, quindi creazione e protezione di ricchezza in diverse giurisdizioni del mondo. Ringrazio i ragazzi per essere qui oggi, però ci tenevo comunque a fare un paio di appunti e di raccontare un paio di aneddoti interessanti. Diciamo che viviamo in un mondo molto particolare, stiamo vivendo l'epoca dei più grandi cambiamenti della storia dell'umanità. Noi nel nostro piccolo lo vediamo ben poco, però sta succedendo. Dal mio punto di vista, per esempio, quello che ho trovato all'estero è stata, voglio focalizzarmi su un punto, è stata l'identificazione di problemi e di problemi in diverse dimensioni che affliggono il mondo quest'oggi. E questi problemi chiaramente hanno portato poi allo sviluppo di soluzioni. E queste soluzioni hanno dato poi vita, di conseguenza, a 2 criteri che io reputo fondamentali che debbano essere applicati, ovvero l'innovazione e l'adattabilità al cambiamento. Beh, innovazione è una grandissima parola ed è sinonimo di, ma non sinonimo, legata all'economia, quindi il mio mondo da un certo punto di vista, e alla demografia. Pensate che nel mondo, nella storia del mondo, ci sono solamente stati 2 avvenimenti nel quale il numero dei morti ha superato il numero dei vivi. E uno l'abbiamo vissuto l'anno scorso con il Covid, e l'altro invece è stato lo tsunami in Indonesia nel 2008. Ebbene, questo è per dirvi che il sistema economico, che chiaramente persone che richiedono beni e servizi ad un sistema economico che produce beni e servizi facendo utili e perdite, che poi il sistema finanziario nel tempo andrà a registrare. Quindi tutto dipende dalla demografia, tutto è strettamente legato alla demografia dal mio punto di vista. Perché dico questo? Perché vivendo in un piccolo angolo di mondo come il nostro, non ce ne si rende conto molto spesso di cosa sta accadendo, ma il mondo fuori va avanti. E quindi nel nostro piccolo tutti i giorni dovremmo chiederci, bene, dove sta andando il mondo? Cosa stiamo facendo per stare al passo? Per esempio, l'Expo di Dubai di quest'anno, il 2020, il Global Expo, è stata una rivelazione, diciamo, in quelli che sono i temi fondamentali di dove sta andando il mondo: sostenibilità, opportunità e mobilità. Da un punto di vista di mobilità, per esempio, dal mio punto di vista, vedremo nei prossimi anni dei fattori molto interessanti: autonoma, elettrica e condivisa. Cosa stiamo facendo noi nel nostro piccolo per contribuire a tutto ciò? Dal punto di vista sostenibilità, ci sono fattori che ci permettono di essere all'altezza nel nostro piccolo, ripeto? Bene, se sì, siamo in positivo. Però tornando alla demografia, tutto dipende dalle persone. Tutto dipende. E oggi noi qui abbiamo Michela ha organizzato un evento che io reputo meraviglioso, poiché vivendo all'estero la possibilità è quella di... le possibilità sono varie e includono per esempio quella di avere a che fare con modi di vivere, con sviluppando punti di vista differenti o fattori similari. E quindi di conseguenza reputo che la differenza la facciano gli uomini, la facciano gli singoli uomini. Ma uomini come voi, che avranno, come voi tutti, perché nessuno da escludere, immigré o non immigré,
La faranno persone come voi, che hanno voglia di scrivere la loro storia, prendere in mano una penna, scrivere la loro storia, di raccontarla, di ispirare altre persone. Perché il futuro inizia da come noi lo immaginiamo. Grazie. Gentili passeggeri, stiamo per atterrare a Dubai. Vi preghiamo di tenere allacciate le cinture di sicurezza e vi comunichiamo che è anche proibito d'ora in avanti adoperare le toilette. Grazie per la collaborazione. Si ricorda altresì che è vietato fumare, mangiare e scaccolarsi. Cominceremo ora le operazioni di atterraggio. Gentili passeggeri, siete pregati di seguirmi per trovare l'uscita. Andiamo. Grazie. Benvenuti a Dubai. Oh, che caldo che fa però a Dubai, eh? Sì, ma cominci subito con lamentarti. No, dai, qui siamo per produrre. Giusto, tira fuori, hai ragione. Tira fuori la blacklist. Allora, abbiamo Filippo e Montover qua da prendere. Filippo Montover, non lo conosco personalmente, ma ho trovato un contatto qui con uno sceicco locale. Lui ci condurrà da Filippo. Eccolo! Ma questa canzone ci è familiare, questa è la versione internazionale di La Tito in Vacances, o sbaglio? Giusto, giusto. Ma questa lingua... mi è familiare, sì. Molto strana, ma sembra il patois di Fenis. Fic. Proviamo a comunicare. Bonjour. No en tic e toc en ella pe prende Filippe. Filippe? Filippe, salam aleikum. Aleikum salam. Vedi che io c'ho un salame. Salam? Salam? Ma questo è il saluto arabo, non c'entra niente. Comunque, tagliamo corto, signor Sheikko. Oi. Siamo qui per Filippo. Filippo. E il Pultulo? Chiede se abbiamo portato il premio che voleva in cambio. Certo che l'abbiamo portato. Eccolo qua. Questo è il testicolo destro del mammifero più amato dai valdostani. Una rarità, il Dahu delle nostre Alpi. Ma non era del gatto della nonna? Ma stai zitto, stai zitto. En Franju? Sì, il Dahu, rarissimo e unico. Dahu. Filippo, come. Finalmente. Quindi siete voi. Eccolo qua. I famosi agenti speciali. E io che iniziavo a pensare che questa storia fosse una presa in giro. No, okay. Siamo proprio qua. Ma perché siete venuti fin qua? Non bastava una semplice chiamata, siamo nel 2021, eh. Ciccio, qua non bisogna lasciare tracce, è tutto top secret. Però se non mi dite qualcosa io non è che mi sposto così facilmente. Allora, noi siamo qui per conto del presidente in persona. Eric l'aveva, ci ha mandato perché vuole te. Però siete sempre vaghi, dovete dirmi qualcosa in più. Dai, tirate fuori. Per il casino, i casini del casino. Ma sai, il casino ha dei casini e ci va qualcuno che li risolva, insomma. Casini di natura economica. Sì. Devi pensare... che ci sono dei buchi di bilancio grossi così. L'ultimo è finito dentro, più visto. Quindi stiamo parlando di una sfida di una portata non indifferente. Sì. Assolutamente. Ma a te piacciono le sfide, vero? Certo che mi piacciono le sfide. E poi devi pensare che una volta messa a posto il casino, altro Dubai e sceicchi, pieno di soldi. Sapete cosa vi dico? Mi avete convinto. Parlo direi con voi. Che è fatta. Allora direi di festeggiare. Io qua c'ho una bella bottiglia. Te dammi sto patras qua. Avanti. No. Dove? Aspettate un attimo. Che succede? Non possiamo bere così a Dubai, è contro le leggi. Saliamo almeno sull'aereo prima di fare un po' di baldoria. E allora andiamo, dai. Ma dello sceicco che ce ne facciamo? Non lo so, chiedeteglielo. Prima vi intendevate bene voi due. Noi? Fly nell'aereo. Naham. Nowe. Naham. No, non avete capito niente. Naham.
in arabo vuol dire sì, vuol dire che Fiale viaggia con noi, dai. Allora andiamo. Andiamo, andiamo. Siamo pronti? Pronti. Benvenuti a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia. Vi preghiamo di prendere posto ai posti assegnati sui vostri biglietti. Un attimo. Ricordiamo ai viaggiatori che è proibito mangiare fin tanto che non saremo in volo. Grazie per la collaborazione. Pilota, pilota, comprato io aereo. Assaggiamo. Ma quello è Calisto Mustafa Bin Salam, il boss della Digurdi Airlines. Non l'avevo riconosciuto. Beh, cominciamo il decollo. Abbiamo l'opa fedemu, eh? Ora spegneremo le luci, quindi fate attenzione a non tagliarvi con l'opinella lì dietro. Buonasera a tutti, io sono Federico Puppi, sono violoncellista e dal 2012 vivo in Brasile, principalmente a Rio de Janeiro. Adesso nell'ultimo anno mi sono spostato a circa 2 ore da Rio de Janeiro. E stavo pensando a cosa posso raccontare in poco tempo della mia esperienza di quasi 10 anni in Brasile. E probabilmente ho imparato che molte delle cose che io davo per scontato non sono affatto per scontate, su tutti gli aspetti proprio. Cioè, abbiamo qua in Valle d'Aosta, per esempio, delle ricchezze gigantesche dal punto di vista sociale, culturale, economico, che io quando sono partito per il Brasile non riuscivo a vedere e che poi ho visto dopo con altri occhi, con altre prospettive, con altri punti di vista. E questa è stata forse la prima cosa che è cambiata nella mia testolina quando ho viaggiato, capire che tutto quello che io pensavo che fosse per scontato in realtà non lo è. Come ad esempio poter avere una compagnia teatrale in un paese estremamente piccolo e avere le risorse per poterlo fare, avere una stagione teatrale dove fare arte, dove fare cultura, e questo non è per nulla per scontato. L'altra cosa che ho capito è che c'è uno, usando un verso di uno scrittore che si chiama Ariano Suassuna, che è uno dei più grandi scrittori di teatro popolare brasiliano, che dice che noi siamo il subtreco del subtrosso. Subtreco significa che sei la subcosa della subcosina, cioè che siamo grossi così in mezzo a un mondo gigantesco, in mezzo a un universo gigantesco, e che in sostanza ci diamo troppa importanza spesso e che in realtà non abbiamo. E quindi a collocarsi nel mondo con le giuste dimensioni. Il Brasile, per esempio, ha 220 milioni di abitanti. Io vengo da One, che ne ha 1198, perché erano 1200, ma io sono andato in Brasile, mia sorella vive a Edimburgo, quindi sono 1198 persone. Direi che c'è una certa differenza, quindi una differenza proprio di proporzioni che è stata importantissima da capire. E l'altra differenza sono le opportunità, sia le opportunità in più, sia le opportunità in meno. Io sono andato in Brasile nel 2012 senza esattamente un piano di azione su quello che avrei fatto, ma sono arrivato là. Io mi sono diplomato al Conservatorio di Aosta, ho studiato al liceo scientifico di Ponce Martin, quindi avevo tutta la mia formazione sia artistica che scientifica, umanistica, eccetera, e io pensavo che la mia formazione fosse pessima. Io ho sempre criticato tantissimo dall'alto della mia adolescenza la scuola è mal organizzata, ci fanno studiare cose che non servono assolutamente a niente, e la musica classica devi leggere gli spartiti, fare determinate cose, e io di forma molto arrogante pensavo che tutto questo fosse abbastanza una cosa oltrepassata, sempre per tornare all'innovazione di cui stava parlando Filippo. E poi mi sono reso conto che non avevo capito assolutamente niente
niente, proprio zero. E soprattutto in relazione all'educazione. L'educazione che c'è in Italia è fantastica rispetto al 99,9% del mondo, praticamente. E l'educazione che c'è in Val d'Aosta, visto che ti dà una lingua ancora in più, diciamo che è forse migliore del 99,999 delle altre sistemi di educazione nel mondo. Quindi mi sono reso conto che semplicemente per il fatto di essere nato in Italia e in Valle d'Aosta io avevo più opportunità, molte più opportunità, infinite più opportunità di tantissime altre persone che erano semplicemente nate da un'altra parte. E siccome noi non decidiamo dove nasciamo, dove nasceremo, questo non dipendeva da me, era semplicemente una fortuna che ho ricevuto, cioè poi chi dice per varie questioni, ma non entriamo in ambito filosofico e religioso esistenziale, però mi sono reso conto di avere molte più opportunità di tantissime altre persone, semplicemente per il fatto di essere nato in un determinato posto nel mondo. E questo poi mi ha portato a pensare a il perché di questo e cosa posso fare nel mio piccolo per rimediare a questo problema. Perché sì, è un problema se le persone che nascono da una parte del mondo hanno più diritti di quelli che nascono da un'altra parte, visto che non scegliamo, non è una scelta che possiamo fare noi. E quindi, non so, è nato un discorso abbastanza umanista e umanitario dentro di me per capire che cosa potevo fare per non risolvere il problema, perché è immenso e probabilmente non sarà mai risolto, ma che cosa posso fare per far stare meglio alcune persone. E io nel mio caso faccio musica sotto vari aspetti, sono violoncellista, sono compositore, sono produttore musicale di altri artisti, faccio colonne sonore per teatro, faccio propaganda, pubblicità occulta anch'io qua, colonne sonore per teatro, per film, per televisione, e quindi ho cominciato a cambiare un po' il mio punto di vista sull'arte anche in sé, dove molto spesso si dice che l'arte celebra l'artista, e troppo spesso l'arte celebra l'artista e colloca l'artista come nome, come fosse una griffe, come fosse una marca, al di sopra della stessa opera d'arte, e quindi si colloca al di sopra automaticamente del pubblico, solo per una questione proprio di anche di posizione, no? Noi siamo sul palco e voi siete seduti sotto il palco, quindi c'è una chiara gerarchia in qualche modo, solo che questa gerarchia è fittizia e non esiste. E di fatto ho cercato sempre di mettermi più a disposizione degli altri con la mia arte, cioè la mia arte, la mia musica è sempre più alla ricerca di riuscire a comunicare con gli altri e magari ad offrire, non so, diciamo che un concerto dura un'ora e un quarto di tranquillità e serenità a qualcuno che magari quel giorno lì ha dovuto, come si dice, c'è un modo di dire brasiliano che hai ucciso un leone al giorno, no? E c'è chi di leoni ne deve uccidere uno la mattina, uno al pomeriggio, uno la sera, e poi magari può andare a dormire se non ce n'è un altro la notte. Quindi ho cercato ultimamente di poter offrire alle persone semplicemente un 10 minuti o 3 minuti, il tempo di una canzone o magari di un concerto intero, un'ora e un quarto, di conforto, di utilizzare la musica forse per una delle sue principali finalità, che è una sorta di abbraccio collettivo, che in epoca Covid è pericolosissimo, però un abbraccio collettivo metaforico a distanza con la mascherina per poter far stare tutti quanti un po' meglio. Quindi non voglio essere pessimista né fare il pippone a nessuno in questo caso sul palco, però realmente forse la cosa che ho capito più di tutte è che ci sono situazioni nel mondo estremamente difficili, estremamente in contrasto con la realtà che viviamo, e forse viaggiare è l'unico modo per poterle vedere, per poter capire che cosa abbiamo e per capire anche la nostra identità. Io forse ho capito più di me come valdostano, per esempio, osservandomi da fuori che non vedendomi da dentro. E chiudo questo intervento con un aneddoto interessante. Un giorno sono andato a vedere uno spettacolo teatrale di Dario Fo, scritto da Dario Fo ovviamente, non interpretato, che si chiama La scoperta dell'America. E nella scoperta dell'America è la storia di un personaggio che si chiama Jean Padin, che
parte dal Piemonte. Io sono di Ione, quindi da lì vicino, e insomma, per una serie di problemi con autorità dell'epoca, si imbarca su una caravella e quando arrivano dall'altra parte in Sud America, e lì vive varie avventure, varie peripezie, eccetera, e poi la caravella riparte e lui rimane lì. E a un certo punto c'è l'ultima frase di questa opera fantastica, e gli dice: ma ti manca qualcosa? Cosa ti manca di più? E lui a un certo punto guarda il nulla e risponde: mi mancano le montagne. Le montagne con la neve sopra. Grazie. Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente. Basta. Gentili passeggeri, stiamo per atterrare in Brasile. Dove di preciso? Dove ci porta il cuore. Vi ricordiamo che da questo momento non potrete più mangiare a bordo di questo aereo. Vi ricordiamo altresì che è proibito abusare di droghe, consumare alcolici ed emettere flatulenze. Grazie per la collaborazione. Gentili passeggeri, siamo giunti ora in Brasile. Potete seguirmi per trovare la via d'uscita. Andiamo, toc. Sti Cristo to cloncia a casa. Buona giornata. Ciao. Oh. Brasil. Sì, sì. Siamo qui per recuperare, fammi vedere. Federico Puppi. Federico Puppi. Non dovrebbe essere così difficile ritrovarlo, perché è un violoncellista piuttosto affermato. Secondo me basta chiedere a qualcuno qui, ecco. Ehi, tu. Ehi, Messi! Messi! Messi? Messi, ma qua siamo in Brasile, sei pazzo! Messi? Ma che Messi? No, no, lui voleva dire messere, signor, ciao. Veniamo dall'Italia, deve scusarlo. Italia? Ma sì, Berlusconi, mafia, mandolino, pizza. Guarda, più precisamente Valle d'Aosta. Polenta, Rolandin e Fristapot. Ah, Valle d'Aosta. Valle d'Aosta. Polenta. Sì. Pellissier. Pellissier, il latte, buono quello. No, non è là, c'è giocatore di football, Fenusma. Ah, Sergio. Sergio, Sergetto. Ma sì, sì. Ma perfetto. Però tagliamo corto. Noi siamo qui per Federico Puppi. Lo conosci? Federico Puppi. Violoncellista? Sì. Os dedo de fogo? Sì. Quello lì. È lui. E lui, dove possiamo trovarlo? Si sta acchettando per lo show. Arrivo. Ah, bravo. Vabbè. Boh, andata bene anche qui, eh? Siamo belli che fortunati, eh? Siamo atterrati al posto giusto. Sembra sempre che siamo nel posto giusto al momento giusto. Sembra quasi fatto apposta. Buongiorno. Carlo, sì. Siete veramente della Valle d'Aosta? Ma già. Ma certo, siamo qui in carne ed ossa, mandati dal presidente. Che ha bisogno proprio di te. Di me? Ma perché? Ma perché? Doveva potenziare un po' il carnevale della Cumba, con un po' di calore brasileiro, sai, un po' di... Ma sì, sai che lassù già sono pacati di per loro, quindi abbiamo detto, ma sì, uno in più non fa male. Hm? Fantastico, ci sono, quando volete. Ma il mio amico qua? Può fare la lanzetta, abbiamo il costume. Perfetto! Chiedili solo se è d'accordo. Você gostaria fare una lanzetta? Io non intendo nada. Puoi portare pelota? Ah, il pilota non vuole la pelota. Via, via. Pelota, la pelota. Ma te pensa. E ci siamo liberati anche di questo. Come? Ma che cosa bevi là? Caipirinha. Ah, la tachipirina, la prendo anch'io tutti i giorni. Ma che tachipirina e tachipirina, va. Ma... Andiamo, va, per piacere. Vabbè. Pronti? Sì. Benvenuti a bordo. Vi prego di prendere posto. Non si possono consumare bevande.
Aleikum salam. Gentili passeggeri, tra pochi minuti inizieremo il decollo. Stiamo per decollare alla volta della Colombia. Bien, l'ho pas fait de moi, eh? Ora spegneremo le luci. Se avevate intenzione di leggere, beh, non fatelo. Ciao a tutti, buenas noches a todos, soy Agnes O, ho 36 anni, sono originaria di Lilian, nella Valle di Gressoney. Mi sono laureata all'Università della Valle d'Aosta e successivamente ho fatto un master in amministrazione aziendale tra Cina e Stati Uniti e attualmente da 8 anni vivo in Colombia. Dal momento in cui ho scelto di studiare lingue, in un certo modo posso dire di essermi indirizzata all'internazionalità per connettermi con le possibilità offerte dallo stare nel cuore dell'Europa. E lo spirito di apertura, la sua energia vibrante, mi motivarono a cercare lavoro in aziende internazionali e con gran gioia pude lavorare 4 anni per una multinazionale americana, prima ad Amsterdam, dopo a Milano e finalmente a Roma. Momento in cui mi trovai a questionare il mio percorso professionale e la direzione che dovesse prendere la mia carriera. Sentì una grande necessità di dedicare la mia energia e le mie capacità al servizio degli altri e lavorare per una causa sociale. È così che lasciai tutto per andare a studiare il master e a fine 2013 sono arrivata in Colombia con una valigia enorme e tanta voglia di iniziare una nuova vita, di crescere professionalmente, di affrontare nuove sfide personali e di incontrare nuove amicizie. Dopo aver lavorato per alcuni anni in una ONG internazionale, attualmente lavoro per l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei fenomeni migratori nel mondo. Il mio ruolo è come incaricata delle alleanze con le imprese che vogliono contribuire ai progetti che beneficiano gli immigrati o le persone che si sono viste obbligate a lasciare la propria casa per cercare migliori opportunità e scappare dalla violenza. Dopo 8 anni, qual è il mio bilancio? In Colombia, senza conoscermi, mi sono sentita accolta, con l'entusiasmo che si riserva a una persona che stai aspettando con impazienza. Come straniera e soprattutto come italiana mi sono sentita benvenuta e c'è stata una connessione immediata basata sull'allegria, la creatività e la nostra fama di italiani come persone piacevoli e che sanno vivere bene. La sorpresa è stata che sono arrivata per aiutare le persone in difficoltà in un paese in via di sviluppo, ma quella che ha ricevuto di più sono io. Dalla Colombia ho imparato l'amore per la vita. La Colombia è stata terapeutica, scalda i cuori, insegna ad amare la vita e a sapere che non c'è bisogno della perfezione o di aspettare che tutto sia risolto per essere felici. Si impara ad apprezzare il momento e la gioia pura dello stare in compagnia. La natura. In Valle d'Aosta, come in Colombia, la natura nella sua grandezza ci rimette al nostro posto. Ci ricorda che siamo piccoli nell'universo e allo stesso tempo ci ricorda che abbiamo a nostra disposizione un pianeta, foreste, boschi rigogliosi, frutta e cibo in abbondanza, tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ora, in un paese nato dall'incrocio di culture, l'africana degli schiavi, l'europea dei conquistadores e la nativa già presente, si può apprezzare la ricchezza della diversità e allo stesso tempo la magia dell'unica razza che è quella umana, che in mezzo a tante differenze è unita nell'essenza e i valori fondamentali, perché l'amore in tutte le sue forme non ha né razza né religione e le radici dell'uomo sono universali. Che altro si può scoprire? La gratitudine. Dai più poveri si può scoprire ciò che veramente importa e la gratitudine per ciò che si ha, per un giorno in più, per le persone che ci vogliono bene.
Nella comunità del benessere a volte ci dimentichiamo che ciò che abbiamo è un privilegio per milioni di persone ed è importante ricordare quanto siamo fortunati e non lo sappiamo. In un paese con una gran parte della popolazione alla soglia della povertà, ho visto persone sorridere e ringraziare Dio per ciò che hanno ed insegnarmi che per essere felici non abbiamo bisogno di molto. E finalmente la speranza. La Colombia affronta le sue difficoltà con una grande resilienza e la speranza instancabile che un giorno le cose miglioreranno. Detto questo, cosa mi manca della Valle d'Aosta? Per me la Valle d'Aosta sono le mie radici, è il nido in cui sono nata ed è il luogo pacifico e verde in cui sono cresciuta. Non si dimentica solo per il fatto di non essere più presente fisicamente. Sento di appartenere indipendentemente dalla mia residenza. Ogni volta che ne parlo con orgoglio e sono cosciente del privilegio di esservi nata per la natura che ha circondato le mie giornate, la montagna innevata che vedevo dalla finestra, l'aria pura che si respira, la sicurezza che permette ai bambini giocare tranquilli all'aperto, le feste paesane che finiscono in canti popolari, le reti di amicizie e la fiducia del mondo nel quale si vive. Sento che grazie a tutto ciò sono come un albero dalle radici profonde e dai rami che arrivano molto lontano, ancorata solidamente alla base e capace di espandermi nel cielo senza perdere stabilità. Ed è proprio parlando di stabilità che in questo momento che residente in Colombia non escludo riprendere il cammino. Seguo da lontano l'evoluzione dell'immigrazione in Europa e sento che potrei considerare un ritorno sulla via di casa per poter collaborare con la causa ed aiutare le persone a superare le barriere culturali e linguistiche per l'integrazione. In una regione come la nostra, immersa tra culture diverse, francese, svizzera e delle altre regioni d'Italia, che da sempre ha connesso l'Italia con Europa, che conta con un patrimonio naturale, culturale, sociale, ricchissimo, sento che la possibilità di arricchirci aprendo i nostri orizzonti è molto grande. Ed ecco, mi stanno chiamando i Rigurdì, vogliono che li aiuti a creare ponti tra le radici valdostane e le sue ali internazionali, mettere in luce le opportunità che sorgono al di sopra delle difficoltà momentanee e scoprire quanto possiamo crescere quando accettiamo ciò che il mondo ci offre. Vediamo? Ascoltiamo quello che devono dirmi, cercherò di capire meglio come posso contribuire alla valle, a capire che emigrato o immigrato sono etichette che indicano un movimento e non la qualità della persona. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo. Gentili passeggeri, stiamo per atterrare in Colombia. D'ora in poi non potete più usufruire delle toilette. Vi invitiamo, oltre ad allacciare le cinture di sicurezza, siete caldamente invitati anche ad indossare le mascherine, perché stiamo entrando in forti turbolenze gassose. Vado subito ad aprire la porta. Gentili passeggeri, potete ora scendere. Troverete i vostri bagagli in fondo al corridoio 2. Usciamo, va. Colombia. Oh, sì. Ah, ha detto che va e torna. Sì, ma non fare tardi che non aspettiamo nessuno, eh? Va bene. Comunque, siamo qui per lavorare. Come sempre, bisogna trovare Sonia Agnesò. Sonia, di Liliane lei. Sì, e ti dirò di più. Abbiamo pure l'indirizzo. Oh, dove? 50 minuti da qui, lì dietro alla collina. No, ah, giù così, sì. Trick. Sì. Ok. Sì. Andiamo. Partiamo. Ah, ci voleva proprio una bella camminata dopo tutte queste ore di aereo. Sì. Poi quelle sedie sono scomode. Ma poi il pilota lì, mamma mia, non mi piace mica. Comunque dovremmo essere arrivati, eh?
Belle che arrivati, neanche bagnati di caldo, dai. Ma senti anche tu questa... Sta musica? Sta musica, deve essere la locanda dove... Deve essere quella, no? Andiamo. Andiamo. Ma sarà mica quella? Forse sì. Sonia! Ciao, siete italiani? Sì che siamo italiani. Veniamo dalla Valle d'Aosta. Oh, bello, anch'io, un brindisi. Beviamo. Ma noi siamo qui proprio per te. Ci manda la Veva. Chi? La Veva. Chi aveva cosa? Questa qui va bene per te, mi sa. Sara. Eric l'aveva. Ah, il presidente della regione VDA. E perché? Perché tu sappiamo che lavori nell'ONU. I flussi migratori sono un tema che adesso diventerà caldo anche da noi. Ci serve qualcuno come te. Vieni una o due settimane almeno. Prendila come una vacanza. Paga Eric. Ah, bello, bello. Allora vengo. Però prendo la valigia, mi cambio e ci vediamo in aeroporto. Sì, perché così sei impresentabile. Ti aspettiamo, eh? Andiamo. Oh. Ma apposta, eh? Sto casino di musica, de. Tappazzo. Madosca. Comunque è andata bene, eh? Bene che bene, dai. Sta andando tutto liscio per adesso, eh? Sì, sì. Pochi sì. Intoppi, anzi, nessuno. Anzi, ti dirò che sta andando liscio, ma liscio, liscio, ma liscio, 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 liscio. Per una volta. Buenas dias. Questo chi è? Chi seis? Chi nes? Soy... È il padre di Sonia. Oh. Bastala. Mica ci assomiglia. Non ci assomigli molto, eh? Dov'è Sonia? Sonia non può venire! Né voi. Facciamo... Reunion. Ma questo che facciamo? Sei te quello intelligente, lo chiedi a me. Sì, ma se gli diciamo di no, questo qua... Mi sa che ci fa fuori. Mi sa che sì. Sì. Però qualcuno bisogna portare, no? A mani vuote non possiamo mica tornare. E cosa diciamo? Abbiamo preso... un narco strafficato. Ma no, che narco! Diciamo che è un parente stretto. Sì, va bene. Andiamo. Basta. Allora, abbiamo fatto una riunione e... Va bene. Puede venir, però non queremos problemas, eh? Non so cosa hai lì dentro. No, queremos problemas. No problemas. No problemas. No problemas. Andiamo? Fasuma candumas. Sei pronti? Benvenuti a bordo. Vi ricordo che i bagagli vanno lasciati sulle capelliere. Gentilmente, grazie. Hola amigos. Qui adesso un poco di coca. Oh, ma che coca? Ma, sei buona la coca? Cola. Ah, burlon. Poi un pochito burlones. Sotto questo. Si accomodi che tra poco iniziano le operazioni di decollo. Tic tac tic. Bisalam, bisalam. Tic tic. Ciao allora. Doc. Ormai è andato. Si comunica ai gentili passeggeri che ora spegneremo le luci, come ben sapete. Quindi, niente, riposate e fate un sonnellino se avete mangiato troppo a pranzo. Buonasera a tutti, io sono Sara Zanivan. E sono una ricercatrice e sono anche professore all'Università di Glasgow e sono emigrata quasi 15 anni fa.
E praticamente io ho studiato biologia, ho studiato a Torino, prima mi sono laureata in biologia, poi ho preso un dottorato di ricerca in biologia medica e a quel punto, insomma, durante gli studi mi sono proprio appassionata tantissimo di ricerca e in particolare di ricerca sui tumori. E volevo veramente studiare di più, capire di più e allora ho deciso che volevo andare a fare un'esperienza all'estero. E volevo però anche imparare una tecnologia innovativa che si chiama spettrometria di massa e che non era ancora molto sviluppata in Italia, ma era una tecnologia che sapevo che avrei potuto poi usare per fare ricerca. E devo anche dire che un'altra delle ragioni per cui ho deciso di fare un'esperienza all'estero era anche perché avevo capito che restando in Italia purtroppo le possibilità di fare carriera nell'ambito della ricerca sarebbero veramente, veramente state minime. E così nel 2007 ho deciso di sono andata in Germania a fare un postdoc. E sono andata in uno dei laboratori più rinomati al mondo per la spettrometria di massa, ho imparato la tecnologia e nel 2010 mi è stata offerta la possibilità di stabilire, costruire un mio gruppo di ricerca a Glasgow, in particolare in un istituto che si chiama Beatson. E la particolarità di questo istituto è che per la maggior parte è un istituto sulla ricerca dei tumori, e che è per la maggior parte finanziato da Cancer Research UK, che è una delle più grosse charity al mondo che supporta la ricerca sui tumori. E secondo me questa è stata la prima cosa che veramente mi ha molto stupita e aperto gli occhi, che è il rispetto che ha la gente per la ricerca sui tumori in Gran Bretagna. Perché voi dovete immaginare che praticamente la maggior parte della ricerca che io faccio è grazie a donazioni che arrivano da persone che danno quello che hanno, persone molto ricche che fanno donazioni molto grandi. E secondo me è veramente una cosa molto unica. Ora, quello che faccio col mio gruppo di ricerca a Glasgow, noi studiamo quelle cellule che non sono tumorali, ma che si trovano all'interno di un tumore. E queste cellule sono molto importanti perché praticamente aiutano le cellule tumorali a riprodursi, quindi il tumore a diventare più grande, ma lo rendono anche molto più aggressivo e quindi formare anche metastasi. E quello che noi stiamo cercando di fare è trovare dei modi per cui possiamo sfruttare anche queste altre cellule per sviluppare delle terapie che possano in modo più efficace eradicare i tumori. E da un paio d'anni, usando in particolare questa spettrometria di massa che ho imparato durante gli anni, stiamo anche cercando di identificare dei marcatori molecolari che si possono trovare nel sangue, quindi delle molecole che circolano nel sangue, di persone che sono a rischio di sviluppare i tumori, e quello che noi guardiamo è se ci sono dei marcatori che ci possono dire quando queste persone stanno cominciando a sviluppare i tumori. E questo è importantissimo, perché se i tumori vengono diagnosticati a uno stadio molto precoce, la possibilità di curare il paziente è molto più alta. Quindi questa qua è la ricerca che facciamo, però mi premeva anche dirvi che cosa ho imparato in questi anni. E per me una delle cose più importanti è stata vivere in paesi con culture diverse, ma ho anche avuto modo di conoscere persone di culture molto diverse. Io ho imparato ad apprezzare varie culture, ho imparato a interagire con persone di altre culture e abbiamo imparato a lavorare assieme. E secondo me è proprio
la collaborazione, il confronto e le idee che nascono da persone che hanno proprio storie, esperienze, culture diverse, che diciamo che dà tantissimo a me stessa per la mia vita, ma che dà tantissimo anche alla ricerca, perché è proprio la collaborazione che permette di avere idee migliori, idee più ambiziose e possibilmente raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo. E un'altra cosa anche che ho imparato, e quella l'ho imparata abbastanza presto, è la meritocrazia. E la meritocrazia, perché all'estero quello che ho trovato è che le qualità di una persona vengono riconosciute e vengono premiate. E praticamente ognuno ha l'opportunità di avere, di fare una carriera. Ora, come forse avete capito, cioè mi trovo veramente benissimo a vivere all'estero, e al momento non ho nessuna intenzione di tornare in modo permanente in Italia, ma soprattutto perché ho voglia di fare ancora esperienze, di conoscere altre realtà lavorative e fare ancora più ricerca. Però rimane dentro di me il sogno un giorno di poter tornare in Italia e di poter riportare quello che praticamente ho imparato, perché quello che si diceva anche prima, cioè partita dall'Italia magari criticando l'educazione, la scuola eccetera, ma effettivamente l'Italia prepara la gente molto molto bene. I ricercatori italiani secondo me sono di qualità molto alta, e quindi è anche bene, cioè mi piacerebbe tantissimo poter riportare il tutto in Italia e possibilmente aiutare a sviluppare di più la ricerca. E con questo vi saluto, perché mi sa che i digurdi stanno per venire a recuperarmi. Ciao a tutti. Ma sapete che ho poi belle che fame io, Ma anch'io, No problema, amigos. Tengo una especialità muy, muy, muy buona. Ah, bien. Ah, ah. Mirate il color. Comunichiamo ai gentili viaggiatori che su questo aereo è proibito l'uso di droghe pesanti. Grazie per la collaborazione. Veneramus. Ma scusate, il lardo di Arna sarà mica una droga pesante? Pesante è pesante. E poi quando la intani non smetti più di mangiarla. È una droga allora. È una droga. Comunichiamo ai gentili viaggiatori che questo tipo di droga pesante è consentito a bordo di questo aereo. Grazie per la condivisione. E ora, con il permesso dell'autorità competente, e se il tempo non lo previene, si canterà una canzone per celebrare il monumental Lardos d'Arna. Vivo! Sono un vecchio torero. Torero! Della Plaza de España. De España. Che per pueco di nero. Di nero. Mi te copo lardo. Lardo. Si presenta Lolita. Lolita. Era vecchia un po' patita. Un po' patita. Lei me ciapa al balon. Mi divento un leon e che da un strongeron. Ole! Sei ancora in vita, sì? Bella canzone. C'è stata una piccola turbolenza, chiediamo scusa per il disagio causato. In ogni caso stiamo per atterrare a Glasgow, in Scozia, quindi ormai la procedura la conoscete. Allacciatevi le cinture e non andate in bagno, che tanto è chiuso. Grazie per la collaborazione. Tu.
Gentili passeggeri, siamo arrivati a Glasgow. Potete seguirmi per trovare la via d'uscita. Troverete i vostri bagagli in fondo al corridoio 2. Ok. Grazie per aver volato con noi. Ah, Scozia. Scozia, sì. E siamo qui per raccattare Sarah Zanivan. Sarah Zanivan, bene. Allora, questa volta ho preso contatto con un personaggio un po' particolare, eh? Un indipendentista scozzese. No. Ha detto che ci aspetta in un bar del centro. Ah. Sarà un quarto d'ora, andiamo. Andiamo. Ah, eccolo qua, arrivati. Entriamo! Vai pure. Entro io. Permesso. Permesso, buongiorno. Siamo Tic e Toc. Toc e Tic. E Trac. Parola d'ordine? Alla nonna hanno operato l'anca. Ma dai, mica lo sapevano, me l'hai detto. Ma è la parola d'ordine. Ma tocca. Vabbè, dai, per piacere, va. Sedetevi pure. Ma sta sedendo. Vi presento Sara, è una ricercatrice. Piacere, piacere. Lazy. Lazy. Io invece sono Earth, ma tutti mi chiamano Brave. Piacere. Ma piacere, Brave. Ma tu sai bene, a noi in realtà interessa Sara per delle ricerche in regione. Ma lo so che vi interessa Sara, però possiamo cogliere due piccioni con una fava. Possiamo... Io voglio ottenere l'indipendenza della Scozia. E voi, valdostani, potete aiutarci nella nostra causa. Ma e dai piccioni delle fave, cosa ce ne facciamo? Ma toc, basta, per favore, non stare a sentirlo, vai pure avanti. Possiamo unirci. Asse, Scozia, VDA, indipendenti ma uniti. In più abbiamo anche tante cose in comune. Come in primis la passione per la battaglia delle reine. Ma anche loro la fanno? Ma non ma... ancora, dai. Ma basta là. Allora sarete un po' inesperti. Poi competere con le nostre reine. Ma va, le vostre avranno delle cornette così. Non proprio, guarda. Isto! Madosca! Ma e qui entra in gioco il gran progetto di Sara. Esatto. E quale sarebbe? Esatto, se voi valdostani ci aiutate per l'indipendenza, io posso creare il prototipo di mucca invincibile. E niente, prenderei il DNA delle vostre mucche, che hanno il carattere così tanto guerriero, con quello delle nostre, che hanno le corna lunghe. Poi aggiungiamo gli enzimi di restrizione, la DNA polimerasi e niente, ricreiamo il nuovo DNA. Ma va. Capito tutto? Io solo quello delle corna lunghe ho capito, il resto niente. Ma... Tranquillo, tranquillo, ho capito tutto io e il progetto sì, sembra valido. Perfetto. Beh, poi potremmo vincere tutte le battaglie, eh? Già. Esatto, già. Così la Champions League della battaglia delle reine sarà sempre nostra. Batteremo sempre quei quadrupedi dei francesi e degli svizzeri. E noi naturalmente ci siamo già portati avanti e abbiamo fatto un piccolo esperimento, guardate qua. Vediamolo. Dai! Buono! Buongiorno! Hai visto? L'ha preso per la garghietta! L'ha imbrancato lì! Adesso che avete visto, ci darete una mano per l'indipendenza. Ma sì. Ma se non l'abbiamo ottenuta noi, come facciamo a aiutarvi? Ma Toc, per favore, resta calmo. Sì, bel progetto, sì. Quindi è un sì. Possiamo partire? Partiamo. Andiamo. Posso venire anch'io, così prendo già contatti con la Veva? Ma certo, vieni, sull'aereo c'è posto. C'è posto anche per la mucca, per convincere i vostri allevatori? Ma io che so, in Valle d'Aosta non ci sono allevatori, ci sono solo allevamucche. Ma plantala lì, per favore, andiamo, va. Andiamo. Benvenuti a bordo. Da quando facciamo anche il trasporto animali? Vai. Giumenta. Gentili passeggeri, tra pochi minuti inizierà il decollo.
Bien, dopo fait de mou, eh? Questo veloce. Spegniamo le luci anche sto giro, va? Che almeno dietro non fa un casino. Bonfardi. Me sei Carolina Filippini, de Cogne. E come la piese la impatue, dei persone me presentemme in patue. E in Cogne. E posso fare che l'è più difficile di comprendere le Cogne dell'anglese. Ma non può bene. Dei belle la difficoltà che esprichiesse anche di foot, la bien difficile in italiano. E adon immaginate un patue. Da convence, di sei nei suoi annuta, ma vi pago di chien, fa jamais domande le iaggio a una fena. Vi vede che di sei bien zubenna. Dei eti già in cogne, canchia catogen, e poi dei fai un liceo classico annuta. A pede sei all'ai a terren per di gè architettura. Fa bien deux che il premier d'autresen dell'università e poi poi dietro già. Ma è bon, dei finì. E a per dei finì, non savo pas bien tant che fare. E adon, mon professeur della tesi mi ha domandato se si può interessare a fare il dottorato. E me li penso, interessare, bafan. Ma è una maniera per gagnare circa di sud e di decidere, per gagnare circa di tempo, per decidere se anche fare di paveia. E adon, devo cominciare il dottorato, ma se so mi fa voler spiegarlo in italiano. Il dottorato era in storia critica dei beni culturali e ambientali. E come vedo, russo, tutto. E la tesi era sulla rappresentazione urbana attraverso le fonti letterarie. Per questo motivo mi sono ritrovata a venire in Inghilterra per fare uno scambio per studiare lo sviluppo della Londra vittoriana attraverso gli scritti di Dickens e dei suoi contemporanei. Dici se hai mai una idea, fa due che le baglie le ben più facili che in Italia. Dei trovare in Hawaii, di invece, dei finire il dottorato. Bello si manca a me di conto proprio che sei fai un disegno. E io, donna l'italiano, sono vice direttore responsabile dei progetti di restauro al Palazzo di Westminster. Uè, sei su un tetto. Dei paf han l'autorizzazione a essere su, ma... James l'ha chiamato a venire a quel computer per fare un video. Mi fa vedere che ne fa un altro a Dven e le fa venire dei pa salvarlo. E ad ogni senso, l'altro. Se avete chat di me, potete vedere il mio progetto. Traduttete. La cosa che ho la ciozza si crea bene e adon serve il Big Ben. Perché cudetet. Se cica senti the foot. Sei bien contenta se il tavaglio mi baglio bien bien di satisfaction e Londra l'è una zenta bella per questi. C'ho toujours de baglio a fare, de musee, il teatro, l'opera, le zene. Ma mi fa dire che posso fare che sei in tenda di venire via, ma se arrivai a un punto che devo dire in Italia è bella e maldutta.
Mi manca un bien, ma famiglia, le mio compagno, le mio cocchi, le montagne, alle iseschi, alle capriere. E adon si caccia della sala, la una cosa to, a una ciozza. O bella una piaciuta to. È bella senza la ciozza. Fatemi sapere. Marlene fa bien. L'ho mon numero di telefono e posso fare che ci alupe nella sala. Io mi fa finire, perché se passo poi queste ben long. E adesso devo suete in buon salone, le buone fete e le buone vacanze e bien le sue attuette. E spero e so devo un viaggio tranquillo, Costi? Sì. Scusate, c'ho la marmotta che mi spinge da dietro. Dov'è il bagno? In fondo a sinistra. Grazie, grazie. In fondo a sinistra. Muoviti! Voglio sapere chi è quella testa di rapa che ha aperto lo sportellone. Io c'ho una testa di rapa, ma non è stata lei! Vabbè, ho capito. Oh, gemenade. Madosca. Bialo pa' fede mu, Ma boh, tutti a posto. Ma chi è che sta guidando, ragazzi? Ma boh, dai. Non ci siamo fatti del ma... Filippo! Dov'è? Ma... È venuto giù, no? Vabbè, dai. Toc, come facciamo? Già abbiamo portato un mezzo narcos, non so cosa... Ma ci inventiamo qualcosa, là. Il presidente ci fa un tombino così, ma no. Vabbè, vediamo. Comunichiamo ai gentili viaggiatori che stiamo per atterrare a Londra, finalmente. E dico finalmente perché ne ho le scatole piene di voi altri lì dietro. Quindi vedete di mettervi sta cavola di cintura, 1, 2, 3, adesso ci atterriamo e individuiamo il giardino. Gentili passeggeri, siamo giunti finalmente a Londra, nonostante le peripezie. Ehi, quella non è Betta! Betta Elisa? Elisabetta, la reina degli inglesi. Andiamo a vedere cosa vuole. Bastala. Hai visto lì? Enjoy your journey. Oh, eccoli qua. Top secret del presidente l'aveva? Siamo noi, in carne e ossa! Sì, ma sì che siamo noi, ma come fa a saperlo? Ci sta prendendo in giro questa. I am the reina, e so già tutto. Voi volete riportare in Valle d'Aosta Carolina, la mia restauratrice? Sì. Sì, è vero. Ci serve per restaurare la nuova università della Valle d'Aosta. Neanche finita, già bisogno di due ritocchini. E allora... Però è così, Se proprio volete, vengo io. Carolina resta qui. Va bene, prendiamo lei. Ma come va bene? No, ci serve Carolina. Little Tick, se solo potessi essere il presidente della Valle d'Aosta, durerei sicuramente di più. E di governi ne ho già visti passare, ma ne vedrò ancora. Però questo è vero. Che facciamo? Ma io la prenderei. Sai, poi la mettiamo lì in mezzo alle altre reine alla battaglia e sai che figurone facciamo? Ma bella idea! Quali altre reine? Nessuno. No, niente, è una cosa nostra. Ce n'è una di reine. Vabbè! Allora, andiamo. Andiamo. Non così in fretta. Filippo!
Filippo! Buon'anima! Filippo, io vorrei tanto sapere chi è quel genio che ha aperto lo sportellone e mi ha fatto cadere giù dall'aereo. Ma non c'è nessuno genio sopra l'aereo. Sì, sì, ho capito, va. Andiamo prima che fate altri danni. Ma bravo che sei rimasto vivo. Pelaccia, eh? Welcome on board. Sua maestà. Tu! Proprio tu! Ma regina! Regina di... Cosa? Regina di chi? Dalla taglia reina di Lassi. Wow! Sì, sì, fai pure finta di non sentire, eh? Altro che reina di Lassi. Con tutte le corna che quel buon uomo di Filippo ti avrà fatto, sarai come minimo reina di Korn. Wow! Sì, ma altezza, lei non dice niente, scusi. Wow! Bon, basta. Signore e signori, vi comunico che stiamo ritornando nella nostra tanto amata Petite Patrie, pronti al decollo. Bialo, pa' fede mu, eh? Ah, spengo le luci anche sto giro, va? Sì, sì, viaggio è sì. Lungo. Viaggio è lungo, eh? Gentili passeggeri, vi comunico che sotto di noi c'è il Monte Bianco. Ciò vuol dire che stiamo tornando in Valle d'Aosta. Purtroppo abbiamo appena ricevuto dalla torre di controllo una cattiva notizia. L'aeroporto Corrado Jax è infatti inagibile. Stanno spalando la neve dalla pista di atterraggio. Perciò, se volete arrivare in tempo dai vostri cari, dovrete paracadutarvi sulla nostra Valle d'Aosta. Costanzo Turbolance vi fornirà i nostri spettacolari paracaduti, che sono stati gentilmente offerti dalla Gross Cidac. Sperate di trovare quelli vecchi, perché quelli nuovi biodegradabili non vanno a niente. E che Dio ce la mandi buona. Gurdì, complimenti. Io adesso chiamo di nuovo sul palco vicino a me Federico Puppi. Allora Federico, prima mi hai già... Sì, magari... Prima Federico ci hai già spoilerato un po' chi sei e chi non sei. Federico è musicista, è un violoncellista di fama internazionale che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo e si è esibito in festival internazionali quali il Montreux Jazz Festival, il Barbican Center di Londra o la Cité de la Musique di Parigi. All'attivo ha un'intensa carriera solo, con due album lanciati e un terzo in uscita. Si occupa inoltre di colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro e collabora con alcuni tra i registi più importanti del Brasile. Questa è sempre pubblicità occulta. Sempre, ma noi siamo. Allora, oggi è un regalo che ci fai, perché è un onore averti qui. Dimmi se lo pronuncio bene. Suonerai per noi Lamento Sertanejo di Gilberto Gil e Dominguinhos. Sì. Federico, innanzitutto complimenti. Domanda d'obbligo, perché la scelta di questo brano? Sì. Ma sempre le esperienze, i viaggi ti portano in posti
che sono molto diversi dai posti dove sei nato, ma che alla fine ci assomigliano molto per qualche ragione. E sono andato nel sertão brasileiro, che è l'entroterra brasiliano. Il Brasile è famoso per la foresta amazzonica, ma c'è anche praticamente un deserto dentro, che si chiama sertão o cerrado, dipende un po' dalle zone. Comunque come se fosse una gigantesca savana semidesertica, è tutto secco per 10 mesi all'anno, e poi piove e esplode tutto di fiori e di verde, e poi è di nuovo secco. E questo ovviamente ricorda un po' le nostre montagne, che sono coperte di neve secche, poi arriva la primavera e l'estate, comincia a sbocciare tutto, è tutto verde, e poi ritorna. E questo brano, Lamento Sertanejo, lamento è lamento proprio di lamentarsi, di sofferenza, diciamo, e sertanejo sono le persone che vivono nel sertão. E io non canto, ma ve la suono, però vi racconto un pochino quello che c'è nel testo della canzone. E dice, per essere di là del sertão, io quasi non parlo con nessuno, non ho quasi amici e quasi non riesco a camminare per la città, dentro la città, senza sentirmi aggredito. E la prima volta che ho sentito questa frase ho avuto un flash dei nostri montanari, delle valli. Io vengo da One, sotto la valle di Champrochet. La valle di Champrochet è una valle bella stretta e ce ne sono un bel po' di montanari doc lassù, che veramente parlano poco, solo il necessario, e che quando scendono a One nel Natale stanno già praticamente andando in città, in sostanza. È una grande città, One. E c'è una cosa che però mi ha impressionato, perché questo popolo del sertão è conosciuto per la sua durezza dei modi, per la sua per avere proprio una corazza dura fuori, ma è anche conosciuto per essere estremamente ospitale e per ricevere le persone in forma molto gentile e generosa. E questo anche mi ha ricordato le nostre valli, dove sì, se vogliamo, le persone sono un po' più scontrose, un po' più dure, c'è una corazza esterna, ma dentro c'è un cuore gentile, perché alla fine, quando si vive in un posto estremamente difficile dal punto di vista naturale, dove la natura veramente ti fa sentire grosso così, hai bisogno di una corazza forte per proteggerti da quello che c'è attorno, ma hai bisogno anche di un cuore gentile per poter dividere e condividere le cose con gli altri, perché da solo non ce la fai, e quindi hai necessariamente bisogno di avere altre persone che ti aiutino, e il senso di comunità si sviluppa in modo estremamente, estremamente forte e estremamente importante. Per cui noi abbiamo i forni comunitari per fare il pane, e ce li hanno pure loro. Noi abbiamo chi fa il formaggio e lo scambia, o lo scambiava, con i vicini in cambio del fieno, in cambio di altre cose, di artigianato, di attrezzi, eccetera, e anche loro hanno lo stesso identico stile di vita, solo che vivono a 40 gradi e noi viviamo a meno 20 per parte dell'anno. Quindi questo brano si chiama Lamento Sertanejo e parla più o meno di questa cosa qua.
Grazie Federico, un regalo. Grazie Federico. Siamo arrivati alla conclusione di questa serata, che non sarebbe stata possibile senza la collaborazione, la partecipazione attiva di tutte le persone che vedete qui oggi, che sono state coinvolte. Non sarebbe stata possibile nemmeno senza un pizzico di audacia o resilienza di fronte alle ennesime difficoltà, restrizioni dovute alle difficoltà del momento storico. Quindi è stata possibile grazie a tutti noi e ad averci creduto fortemente insieme. I ringraziamenti conclusivi vanno sicuramente in primis ai Di Gurdì. Merci a tutti, grazie a tutti. Ringraziamo la regione, il presidente che oggi è stato citato più volte, ma e poi la Fondazione Chanou che ci ha voluto. Michela, grazie mille. Alessandro Celi, grazie. E grazie a voi tutti. E un grazie anche a noi di Gurdì. Ci presentiamo la regina Margot, Arnaud, Toc, Valentina, new entry, Marlene, la nostra hostess, Jean-Marc, anche lui new entry, Michel, Alexi, new entry anche lui, il nostro Narcos, Richard, il nostro pilota André, il nostro polivalente Marco e Jordi. E grazie a Fabien. Fabien Luciana, presidente. Oh Fabien! Oh! 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 E se facciamo un incidente non lo so. Ringraziamo poi Ronny Borbei, sindaco di Charvanceau, che oggi abbiamo avuto in vesti simil istituzionali. Un applauso anche a Ronny. Ringrazio poi gli Emigré 2.0, se volete nuovamente raggiungermi, sono Philippe Montover, Sara Zanivan e Federico Puppi, grazie, grazie a Sonia Agnesò e Carolina Filippini dall'estero, un applauso a voi. Ringrazio ancora Alessandro Celi in veste di coordinatore del progetto regionale Mémoire de l'Émigration. Grazie Alessandro di tutto. Ringrazio, ti lascio la parola dopo, ringrazio ancora il presidente della Fondazione Émile Chanou, Marco Geller. Grazie. E ringrazio il presidente della regione, Eric Laveva. Grazie mille. Vieni. E prima di magari lasciarti i saluti finali, ringraziamo anche tutti gli spettatori che sono venuti oggi, hanno creduto in questa serata, in questo progetto, e quindi grazie ancora per essere qui con noi. In realtà non era... Grazie di avermi tirato sul palco all'ultimo. Non ho preparato assolutamente nulla. Direi che possiamo dire un grazie anche a tutto il service, perché sono stati assolutamente disponibili. Sarà il loro lavoro, ma per un profano come sottoscritto sono stati decisamente... non so come definirli, comunque io li ho percepiti come proprio disponibili. Questo secondo me è stato fondamentale. Grazie. E i ringraziamenti a voi li ha fatti Michela, non sto a ripeterli. Vi dico solo che insomma, speriamo di andare avanti in questa strana avventura con un piede nel passato e uno nel presente che guarda al futuro, proprio come è stato già detto anche dal presidente prima. L'idea è quella di costruire reti, costruire relazioni, passare un po' il testimone tra gli emigrati storici
possiamo usare questo termine, e coloro che stanno emigrando o che sono emigrati da meno tempo, proprio perché anche questo farà parte del futuro della Valle d'Aosta. Su tutto questo stiamo procedendo con tutta una serie di iniziative di cui ovviamente vi faremo sapere quando saranno a puntino. Posso fare un piccolo annuncio: stiamo pensando a un sito internet in cui pubblicare sia parte della documentazione che abbiamo raccolto sul passato, ma anche che funzioni un po' da luogo di incontro e di scambio di notizie tra chi è in valle, chi non c'è più e ogni tanto torna, per nostra fortuna. Non vi trattengo di più e vi ringrazio ancora e tanti auguri per il prossimo anno, che sia migliore di questo. Grazie ancora.